Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. E oggi ragazzi vi porto un nuovo titolo, ossia Saint Seiya Soldier Soul, i Cavalieri dello Zodiaco, insomma, per intenderci. Questo ragazzi è l'ultimo capitolo e devo dire che prima ho fatto qualche partita per i fatti miei uno contro l'altro ed è bellissimo. Oggi io ragazzi vi porto, inizio a portare qui sul canale la storia, invece la modalità storia. Dopo che finiremo la storia magari facciamo delle battaglie, perché c'è anche il comparto multiplayer online, quindi vi porterò anche quello lì. Qui dobbiamo ripercorrere la storia, però stava scritto vista da un punto, da una prospettiva diversa. Allora, desidero affidare la vita di Atena a voi che siete radunati qui. Ok, desidero, vabbè, sempre la stessa cosa. Ogni volta che una nuova minaccia incombe sul mondo, ci sta presentando, vabbè, la storia, ragazzi. I predicatori di Atena, eroe, protetti da mitiche armature, combattono il cosmo che arde nel loro animo. Beh, ragazzi, io direi di saltare la spiegazione, tanto la storia la conosciamo più o meno tutti. Ok, allora, il santuario, poi c'è Asgard, Nettuno e Ade. Quindi ci sono tutte e quattro... i capitoli del manga e anche del cartone animato. Quindi partiamo subito dal santuario. Iniziamo subito dal primo capitolo, quello più famoso delle 12 case. Ragazzi, poi magari in fase di editing vi taglio tutta questa parte, perché alla fine dice la storia che più o meno tutti conoscete. E vi faccio vedere direttamente qui quando arriviamo. Spero che ora arriviamo, insomma, al combattimento. Oh, eccoci qui ragazzi. Allora, vi faccio un riassunto. Ci ho fatto vedere la storia di della prima casa, cioè della storia del santuario, da quella appunto dobbiamo superare 12 case per salvare Atena. E siamo andati in quella del toro, perché Ariete, per chi non lo sa, insomma, ci fa passare in quanto è amico dei quelli dello zodiaco Mur, e quindi non dobbiamo combattere. Qui praticamente stiamo parlando, se c'è anche forza incredibile, vedi? Ok, eccoci qui ragazzi. Allora, siamo giunti finalmente al primo scontro. Segui un risveglio settimo senso. Allora, i tasti sono gli stessi di quelli di Dragon Ball Xenoverse. Vedete, dobbiamo... possiamo parlare, vedete, Toro ci ha subito attaccati. È molto forte. Mamma mia ragazzi, è fortissimo. Vedete, possiamo ricaricarci e scaliamo subito un mio di Pegasus. Cometa di Pegasus, vedete, lo teniamo a distanza. Allora, e qui ricarica l'energia, vedete, possiamo continuare a colpirlo anche così. Ragazzi, qui anche molto di abilità, vedete, dovete cercare a tutti i costi di evitare e poi colpire. Ecco qua. E colpite. Dovete fare attenzione anche al tempo di quando colpite. Più caricate il cosmo e più il personaggio è potente. E alla fine potete ottenere, quando riempite il cosmo, anche la possibilità di fare il fulmine di Pegasus. Vedete? Eccolo qua, guardate. Ora faccio partire il fulmine di Pegasus. Guardate che figata. Fulmine di Pegasus. Ed eccolo qua. Ok, abbiamo sconfitto il toro. Ok, abbiamo vinto. Lo scontro è stato tutto sommato facile. Oh, abbiamo tutto grado S. Perfetto. Quindi ragazzi, quelle prove là, tipo il livello 700, sono prove bonus. Nonostante abbiamo vinto, lui va avanti con la storia vera. Nel cuore il toro comunque non è stato sconfitto. Sguaina la spada, una volta sguainata la spada, perde il proprio potere, morirà dentro una spada della morte. Mi comodo di fare il sacro turno è bloccare il tuo colpo, proprio come bloccare una spada ancora nel fodero. E allora?
Tu non sei in grado di fermare il mio colpo. Ragazzi, dobbiamo ribatterci col toro. Non è ancora finita la sfida. Lo fermerò con il mio fulmine di Pegasus. Non posso crederci. Proprio esagerato un Big Bang. Ho fermato il tuo pugno. Spezzerò il tuo corno d'oro. Ma forse non dobbiamo combattere allora. Chiusi insolente. Ah no 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 ragazzi, ok. Secondo combattimento. Questa volta dobbiamo spezzargli il corno. E ha avuto anche attacco più 10 lui. Più 10%. Ti strapperò quelle corna d'oro. Ok ragazzi, dobbiamo fare molta attenzione, perché sicuramente ora sarà più forte. Ci sta già attaccando infatti. Mamma mia ragazzi, è partito subito forte. Non è vero. Mi ha bloccato all'ultimo il fulmine di Pegasus. Ragazzi, è fortissimo ora. Ora è veramente forte. Sì, direi ragazzi che si è arrabbiato parecchio. Provo ad attaccarlo, vediamo se riesco. No, ho sbagliato il tempo del fulmine di Pegasus, ragazzi. Ho sbagliato il tempo, porca miseria. Proviamo a fare il fulmine di Pegasus noi. Anche se ragazzi non serve a molto, perché ci neutralizzerà al prossimo attacco. Vediamo se riesco a tenere la distanza. Vediamo. Forse ce la sto facendo ragazzi. Forse. Sì, ancora un ultimo colpo. Facciamo un fulmine di Pegasus ultimo. Ok ragazzi, ecco qua. Ce l'abbiamo fatta, non so come. Ce l'abbiamo fatta all'ultimo, solo con attacchi e tenendo la distanza. Questa volta non avrò sicuramente la S, perché... no. Infatti, grado C. Questa volta ho fatto abbastanza cagare, ed è vero. Ok ragazzi, posso dire, posso affermarvi che questo è il miglior gioco dei Cavalieri dello Zodiaco che abbiano mai fatto dai tempi della PlayStation 1. Io li ho giocati tutti. Hanno fatto progressi, passi da giganti in questo gioco. Cosmo, dice che si sta espandendo. Continua a crescere, magari tutti gli attacchi che metto a segno. In questo passo egli potrebbe diventare più potente tutti i 12 cavalieri d'oro. Forse il Cosmic Pegasus è scomparso. Sono qui, Toro. Prenderò il tuo corno come ti avevo promesso. Ok ragazzi, ora gli spezza il corno. Ma eccolo qua. Quindi sta seguendo per ora il cartone animato. O comunque il manga. Ammetti la tua sconfitta. Vuoi perdere anche l'altro corno? Roba di corna qua ragazzi, roba di corna. D'accordo, Pegasus mi hai battuto. Sei stato il primo ad aver spezzato il corno del toro. Vai Pegasus, puoi passare oltre la casa del toro. Ok ragazzi, siamo riusciti a passare. Ma spero di passare altre case altrettanto facilmente. Non sottovalutare i cavalieri d'oro. Lo so. Ragazzi, effettivamente io ritengo che il toro, nonostante sia il più possente proprio fisicamente, perché è il più grosso di tutti, però secondo me è il più debole di tutti e 12 i cavalieri d'oro. Ok ragazzi, allora io per ora stoppo qui il video. Spero che questo episodio, questo primo episodio, vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, commentate se avete qualcosa da dire, qualcosa da suggerire, se avete anche voi il gioco, condividete il video, fatelo conoscere, perché questo ragazzi è veramente un bel gioco, il miglior gioco dei Cavalieri dello Zodiaco che io abbia mai fatto, mai giocato. È veramente stupendo questo gioco e ve lo consiglio, perché vi ripeto, ha gli stessi tasti, le stesse mosse di Dragon Ball Xenoverse, quindi è veramente fatto bene. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che vi porterò, compreso questa serie, perché ve la voglio portare in quanto è bellissimo questo gioco. Ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!